Buonasera a tutti, spettatori ed amici vicini e lontani. Le squadre sono in campo e sta per iniziare quindi la sesta giornata del girone F della seconda categoria laziale. In campo il Real Flamenco in maglia bianca ed il Flaminio Real in maglia nera che si presentano qui al Gentili per iniziare la sesta giornata di campionato. Io sono Mario Nunzella di Live Sport Academy e vi racconterò la partita. Tutto pronto per la battuta del corner che arriva adesso, contrasto in area di rigore, si può giocare a lunga il Real Flamenco, sfera che rimane in zona pericolosa e quindi rimane ancora solida la pressione del Flaminio Real. Arriva la parata di Baiocco a terra sulla conclusione di Pier Franceschi, non tiene in campo, peccato, palla che quindi si perde in rimessa laterale. Nel possesso Flaminio Real, al centro il pallone, può gestire De Leonardis ma alla meglio Di Pasquale che tocca corto, poi forte sul mancino, va a calciare, la palla è centrale, peccato. Panzarella ha postato bene, blocca, ecco che piano piano sta prendendo coraggio. Sul pallone Fasan, la palla è da Masella che sponda, c'è forte, vediamo se calcia, eccolo il tiro ed il gol, ed è 1-0. Che bel gol di Forte, che non è nuovo a queste conclusioni di sinistro. Nulla da fare per Panzarella, è 1-0 il gol di Forte, 1-0 Real Flamenco. Qui si può anche calciare, Campagna allora in battuta, anche se siamo piuttosto lontani dalla porta, difesa da Baiocco che comunque è prudente, ne mette 4 in barriera. E allora arriva il fischio del direttore di gara, parte Campagna, la sfera sulla traversa, poi la seconda conclusione fuori. Ma che gol che stava per fare Campagna, pericoloso sulla ribattuta De Univille, palla che però non entra e forse poteva far di più il 9 del Flaminio Real. Ed è calcio di punizione, allora ancora una volta Campagna si presenta sul pallone, ha già colpito una traversa quando la sfera era circa una quindicina di metri più indietro, e adesso i giocatori in barriera sono 5, non più 4. E allora deve stare attento Baiocco, arriva il fischio del direttore di gara, Campagna, sfera che soffia sopra al 7 e tira quindi un sospiro di sollievo tutto il Real Flamenco, si rimane sull'1-0. Ci siamo, ricomincia adesso la seconda frazione di gara tra il Real Flamenco e il Flaminio Real. Ovviamente fin qui il punteggio sorride al Real Flamenco, dice 1-0, la sbloccata Forte, primo tempo che ci ha raccontato una partita godibile, anche tutto sommato equilibrata. Speriamo allora che la seconda frazione di gara sia all'altezza della prima. Allungare, sfera che ancora si impenna, e infine Pulieri che mette giù, ma Perez lo anticipa. E allora dall'altra parte il neo entrato in campo in maglia 17, Calvani, anzi dall'altra parte poi Forte, pallone ancora vivo per il Real Flamenco, conclusione a centimetri dallo specchio, si avvicina al gol Flavoni ma non lo trova. Arriva il fischio, ecco la battuta, palla forte al centro che si allunga e poi sotto porta, ci arriva e la blocca Panzarella sulla conclusione di Forti di testa, si rimane sull'1-0. Arriva quindi il fischio, cross che non parte, Reina largo, vuole giocare il Flaminio Real lì dove c'è spazio. E allora adesso arriva il pallone, poi girato verso la porta Baiocco, Campagna, non entra, la palla non entra, è Baiocco che salva il risultato all'ultimo. Arriva qui il triplice fischio ed è 1-0 Real Flamenco che sale a quota 7. Che bella partita tra le squadre in campo, vi mando quindi un saluto a tutti da tutta la redazione di Live Sport Academy. Arrivederci.